buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, assieme a Francesco. Salve a tutti. Dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda da Radio Gamma 5 ogni giovedì. Allora, prima di tutto gli indirizzi. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Benissimo, allora, due cose per prima di incominciare la trasmissione. Vi ricordo sempre che la trasmissione parlerà degli oracoli caldaici. Continuiamo il commento ai frammenti. Qualcuno è interessato, qualcun altro gli sta venendo una barba, qualcun altro non sa cosa farsene, ma bisogna parlare anche di questo. E specialmente in particolar modo per l'amico che ha telefonato l'altra volta di sera, anche questo modo di parlare è un battere sempre sullo stesso tasto, sì, che gli permette anche di seguire i concetti fondamentali. Sono i concetti filosofici, i concetti di pensiero che sono a priori. Cioè, il Dio lo sentiamo, gli dèi li sentiamo perché abbiamo questa visione del mondo. Se noi abbiamo la visione del mondo del Dio davanti al quale metterci in ginocchio, e non sentiamo gli dèi, non vediamo gli dèi. Per cui esiste un pensiero che è a prioristico. Questa è la nostra sfida. Anche qui, se ci mettiamo in ginocchio, siamo troppo bassi e non vedremo soltanto le ginocchia degli dèi. Sì, ma neanche le ginocchia degli dèi, vediamo proprio solo la cacca forse, esatto. Neanche tanto per dire qualcosa di proprio basso, non sì. Lo so. Vabbè. Detto questo, due cosette importanti. La prima cosa è, mi raccomando, modello 740. Firmate per lo Stato, non date i soldi alla Chiesa Cattolica e a nessun'altra Chiesa religiosa. Può farvi schifo lo Stato, potete non essere d'accordo, potete non essere d'accordo come vengono usati, eccetera. Non abbiamo forte. Beh, anche perché quest'anno l'8 per 1000 verrà utilizzato per aiutare i profughi dell'Albania e del Kosovo. Verrà usato per questo, sì. Vabbè. Di conseguenza. Voi, io non do una lira per questione di principio ai profughi del Kosovo e dell'Albania, veramente non lo do a nessuno. Ma queste sono questioni mie, chiaramente ogni persona deve fare ciò che intende fare, sì, no, ciò ma che infatti, è il suo sentire, ovvio. Basta pensare che mi sembra che il Vaticano abbia un debito di circa 13 miliardi con le fognature del Comune di Roma, che non ha ancora pagato la bolletta, perciò se qualcuno vuole pagare la fognatura del Vaticano... Sì, ma ci sono sempre quelle migliaia di miliardi da pagare per i stupratori americani. Sì, basta pensare anche, esempio, la beatificazione di Padre Pio, 2 miliardi spesi dal Comune di Roma e 270 milioni spesi dal Vaticano. È un gran fallimento tutta la manifestazione, ma al di là di questo, vi dico questo... Non finanziate il cattolicesimo, non finanziate lo stupro, la distruzione del divenire umano. Va bene, lo Stato forse non vi piacerà, non vi piacerà come vengono gestiti, non vi piacciono i partiti, non siete d'accordo, va benissimo. Però fra il non essere d'accordo in una cosa e l'orrore, il non essere d'accordo è la soluzione meno grave, meno traumatica che non l'orrore assoluto. Sì, ma difatti è sempre il discorso è fondamentale, è quello del comportamento e soprattutto della finalità. Quando si deve scegliere, non si può scegliere in questo caso una soluzione migliore, si cerca di scegliere la soluzione meno dolorosa, meno problematica e crei meno problemi, perché sappiamo sempre che dando dei soldi alla Chiesa Cattolica in questo momento e anche alle chiese protestanti e anche alle comunità ebraiche diventa sempre un problema il discorso di quello che succederà, cioè nel senso che dando questi soldi sarà la fine. Allora, l'altro discorso, vi ricordo sempre che non prendo telefonate. Vi ricordo sempre che finanziare l'orrore è la cosa peggiore che possa esistere. Questo vi chiedo, non finanziate l'orrore. Anche se dopo le cose, tutto sommato, non vi possono magari dispiacere di finanziare lo Stato, di finanziare cose che non condividete, che sono brutte. La seconda cosa che sto parlando è del rito che stiamo organizzando sull'altipiano di Asiago. Perché per esempio del rito sull'altipiano di Asiago, perché ne parlo così presto del rito che faremo ad agosto? Perché quest'anno, l'anno scorso ho preparato io le erbe da bruciare
sull'altipiano di Asiago, cioè dei piccoli mazzetti di erbe aromatiche. E quest'anno invece tutti i partecipanti vorrei che preparassero il loro mazzetto di erbe aromatiche, andassero a tagliarsi, intanto a scegliere l'aroma che più gli piace, andassero a tagliarlo, a prepararlo. Basta fare un mazzetto grande come la congiunzione del pollice con l'indice, lungo una quindicina di centimetri. Se poi per anziché tagliarlo, seccarlo e prepararlo, non avete possibilità perché abitate in città, non avete le piante aromatiche che vi piacciono, andate semplicemente al supermercato, vi comprate il mazzetto delle piante che più vi piace e le preparate. L'importante è l'intenzione, l'importante è l'intento per cui si fanno queste cose e la passione e l'emotività che si mette nel fare queste cose. Questa è la cosa magica, la cosa assoluta per eccellenza. Per cui per questo motivo ne sto parlando in anticipo. Dopo magari Francesco vi parlerà di ciò che è successo a Lecco, sì, al rito dei nostri amici di un'altra congrega che però è vicina a noi. Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate. Prima di cominciare, hai qualcos'altro da dire, Francesco? No, beh, al limite, dopo di Lecco parlo quando tu hai terminato di dire con i caldaici. Cioè così, è giusto appunto cominciare la trasmissione con l'argomento che stai trattando, appunto perché c'è anche una certa continuità, poi di rituali di Lecco, appunto di Calendi Maggio, di Beltane, come lo vogliamo definire, ne parleremo dopo, anche perché al limite, prendendo a modello quello che è successo a Lecco come rituale, si può anche aggiungere qualcosa di particolare sul rituale di agosto, di Asiago, insomma. Certo. E allora, cominciamo questo. Siamo arrivati al frammento numero 16. Vi ricordo che seguo una sequenza di frammenti, di selezione di frammenti precisa, che è stata quella edita dalla Burr, praticamente. Perché? Perché quella ha afferrato il mio sentire, ha afferrato la mia percezione. Siamo arrivati al frammento numero 16. Ricordo un'altra cosetta ancora, che se chi non ha seguito il discorso fin dall'inizio avrà sempre delle difficoltà a riprenderlo dopo dei salti, dopo di aver perso dei quadri, perché il discorso ha una sua continuità. Il frammento numero 16 è brevissimo, dice, puntini puntini, silenzio dei padri di cui si nutre il Dio, puntini puntini. Cioè una piccola frase inserita in un discorso fatto da Proclo o a Damascio. Dunque, il commento è: non c'è un padre che dice al Dio quale direzione deve prendere per svilupparsi. Del padre sono rimaste le forze e la sostanza, ma non la coscienza di sé. È dal silenzio che il Dio prende nutrimento, in quanto è attraverso il silenzio che le forze che lo hanno generato prendono forza ed espressione. Il Nous è un'isola nel silenzio che guida il Dio verso lo sviluppo. Il Nous è la prepotente descrizione della ragione, ma il nutrimento del Dio è fuori della ragione. È nello sconosciuto che lo circonda, e solo attingendo dallo sconosciuto può nutrire il proprio cammino di eternità. Per nutrirsi dallo sconosciuto deve essere un Dio, deve continuare il suo cammino di sviluppo. Se non si nutre dal silenzio, egli altro non fa che cortocircuitare la ragione su se stessa. È il silenzio sconosciuto che nutre la ragione, ma per attingere dallo sconosciuto è necessario essere un Dio, è necessario costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti. Il silenzio dei padri è il non essere, di ogni volta che la sostanza che forma l'esistente fu nous universale, cosciente e consapevole per dissolversi nell'esistente che prosegue il proprio cammino per diventare a sua volta coscienza universale. Il silenzio è l'esistente in cui il pensiero dell'universo si è dissolto per intraprendere il cammino attraverso il quale formarsi. Quel silenzio nutre il Dio che partecipa all'eccellenza delle trasformazioni. E questo è il senso da cui essere Dio, da cui la magia che cresce dentro l'essere umano si nutre. Abbiamo detto che c'è un intuire che intuisce il mondo che lo circonda, e quando una persona intuisce, quando un essere intuisce, si alimenta dell'intuibile del circostante e alimenta il Dio che cresce dentro di lui. Alimentando il Dio che cresce dentro di lui, riconosce gli dèi del mondo che ci circondano e con gli dèi del mondo che ci circondano forma delle relazioni e cammina assieme. Dal silenzio dunque si nutre il Dio che cresce dentro ogni essere. Si nutre la ragione pesca i fenomeni, la ragione si dilata, l'individuo marcia nell'infinito dei mutamenti. E passiamo al frammento numero 17. Per ciò che intuisce, nutrimento è l'oggetto dell'intuire.
Questa è la frase. Il silenzio ci avvolge e ci costruisce. Il silenzio è nutrimento e spazio nel quale si cresce. Ma il silenzio è tale soltanto per la definizione della ragione, non come gli enti che lo compongono e che definiscono se stessi. Il nutrimento di ogni essere è dato dall'oggetto del suo intuire, che viene da questo intuito. Proprio perché viene intuito, diventa parte dell'oggetto stesso. Intuire, in tutti gli oracoli caldaici, sta per far proprio. Io intuisco il mio circostante. Proprio perché intuisco il mio circostante, mi approprio del mio circostante. Cresco nel mio circostante. Mi dilato nel mio circostante. Il mio circostante mi nutre e, nutrendomi, alimenta il proprio nutrimento, in quanto io divento oggetto dell'intuire del circostante stesso. Questo vale per il concetto di sentire. Il mio sentire esce dall'ambito della ragione, raggiunge oggetti che la ragione non descrive, e quegli oggetti raggiunti alimentano la mia ragione e la dilatano. Per alimentare la mia ragione è necessario che io esca dalla ragione, raggiunga gli oggetti attraverso il sentire, e quegli oggetti devo imporli alla ragione variandone la descrizione. Il mio intuire si alimenta da quanto intuisco. Una volta che intuisco un solo oggetto fuori dalla ragione, metto in moto un meccanismo soggettivo attraverso il quale posso, in ogni istante, uscire dalla ragione per cogliere nuovi oggetti. Ogni volta che il mio intuire si nutre del silenzio che circonda la ragione, diventa più forte del controllo che la ragione esercita sull'essere umano. La ragione, da padrona dell'essere umano, diventa uno strumento attraverso il quale l'essere umano costruisce se stesso. Dunque, se io uso il mio intuire, uso il mio sentire, uso la mia percezione per prendere quanto mi circonda, esco dalla ragione, bene, questo usare l'intuire, usare il sentire, usare la percezione viene alimentato dal fatto stesso che io percepisco. Tanto più io uso questo strumento che è l'intuire, che è il sentire, che è il percepire, tanto più questi si nutrono e si alimentano. Cioè, è come se io allenassi delle gambe a correre. Se io alleno il mio intuire diventa sempre più forte. Se io alleno il mio sentire diventa sempre più forte. Per cui questo è il senso per ciò che intuisce, nutrimento è l'oggetto dell'intuire. E passiamo al frammento numero 18. Voi che intuendo sapete il paterno sovracosmico abisso. Anche qui abbiamo solo una frase. L'abisso che ci circonda è lo spazio all'interno del quale gli oggetti diventano coscienti di sé. L'abisso è lo spazio in cui l'energia vitale si muove. Questo è sovracosmico perché il cosmo che noi percepiamo, pregno dell'energia vitale, espande se stesso in continuazione. Si espande riempiendo l'abisso che lo circonda esattamente come la coscienza di sé si espande rendendo conscia l'energia vitale che lo circonda. Tutto ciò che genera è paterno, tutto ciò che permette di generare è paterno. Così nella filosofia orfica il sovracosmico abisso è indicato come il nero erebo e l'ampio tartaro che il caos in espansione riempie. Ma il caos è la fonte delle coscienze di sé che organizzano se stesse e procedono espandendosi in esse. Intuire questo per l'essere significa guardare la vita come un tempo in cui le coscienze di sé nascono e dilatano se stesse. Quante vie la conoscenza e la consapevolezza prenderanno forma nel sovracosmico abisso che sovrasta il cosmo di cui noi siamo parte? Quante vie, quante determinazioni diverse dalle nostre? Quante relazioni saremo in grado di costruire con queste? Intuire l'infinito dello spazio che ci circonda significa intuire i mutamenti che stiamo per percorrere verso l'eternità. Significa collocare esattamente il nostro percorso di conoscenza e di consapevolezza nello spazio che stiamo occupando e nel tempo in cui ci stiamo trasformando. Da questo abbiamo una frase monca che dobbiamo completare. E la completiamo in questo modo. Voi che intuendo sapete il paterno sovracosmico abisso, potete affrontare l'infinito dei mutamenti in quanto conoscete ciò che siete all'interno del cosmo che vi contiene e attraverso questa conoscenza potete costruire il vostro infinito nei mutamenti. Dunque, diciamo ancora, voi siete un Dio che dà l'assalto all'infinito. E questo mi sembra che non abbia bisogno di commenti ulteriori. Passiamo direttamente al 19, che è la cosa più lunga, una delle cose più lunghe che abbiamo, anche se la frase è di 6 parole.
questo Dio intuisce ogni intuire. Chi intuisce è un Dio. Nel paganesimo politeista si definisce Dio chiunque, essere di qualunque specie, intuendo quanto lo circonda, espande se stesso nello sconosciuto che lo circonda. Oppure, se vogliamo, percependo il circostante attraverso l'azione nel presente, di questo circostante ci nutriamo espandendoci. L'intuire è un atto di nutrimento dell'intuizione dell'individuo, è atto di espansione della sua coscienza e della sua consapevolezza, ma per fare in modo che sia attività dell'intuire l'azione reale del soggetto è necessario che il soggetto sia un Dio. Se il soggetto non è un Dio, la sua attività di interazione col mondo circostante è mediato dalle sue fantasie e dai fantasmi della sua ragione. Se non è un Dio, non intuisce, ma costruisce attraverso le sue fantasticherie. Che cosa significa essere un Dio? Significa esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni per costruire se stesso. Nel processo di costruzione si esercita il proprio intuire mentre intuisce quanto lo circonda, riportando nella ragione quanto la ragione riesce a descrivere, anche se modificandosi un po', dilatandosi. Chi non è un Dio è colui che non dilata se stesso, non esercita la propria volontà e le proprie determinazioni per dilatare se stesso, ma al massimo esercita il proprio volere e la propria violenza per appropriarsi del circostante. Costui non è un Dio, ma un distruttore della vita. Il distruttore della vita non è in grado di intuire l'intuibile che lo circonda, in quanto non ha un fine nelle sue azioni, un intento del suo fare. Pertanto non può intuire l'intuibile, in quanto l'intuizione dell'intuibile è finalizzata alle necessità del soggetto che, esercitando il proprio intuire, costruisce se stesso, trovando l'intuibile in funzione del proprio intento e del fine a cui conducono le sue azioni e il suo fare. Che cos'è un Dio dal punto di vista del paganesimo politeista? Senza l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni non si è un Dio. Si è un Dio quando a necessità che ha formato la nostra coscienza, necessità nella nostra specie e necessità nella nostra specie e l'amplesso dei genitori, sommiamo la nostra volontà soggettiva che sceglie fra le opzioni che si presentano per costruire la nostra esistenza. Questo scegliere alimenta la capacità soggettiva dell'intuibile, dell'intuire l'intuibile che ci circonda. Ma se non sommiamo a necessità la nostra volontà, delegando il nostro essere a determinazioni e volontà diverse dalle nostre, allora siamo dei distruttori. Dapprima distruggiamo il Dio che dentro di noi chiede di crescere e poi neghiamo la possibilità di sviluppo del nostro intuire. Il nostro intuire, distrutto dalla nostra rinuncia, viene sostituito dall'illusione della percezione. L'illusione, posta dalla ragione, affoga l'intuire dell'individuo mentre affronta l'intuibile che lo circonda. Ed ecco pronto chi ha rinunciato a sviluppare il proprio intuire ad affermare: ma chi te lo fa fare di costruire te stesso? Io intuisco la verità senza sforzo, perché qualcuno mi ha donato la capacità di intuire. Rinuncia a costruirti e assoggettati alle mie intuizioni. Ma non sono intuizioni, sono illusioni che costruiscono la distruzione dell'individuo, che rinuncia a costruire se stesso nell'infinito. Costui non è un Dio che intuisce, costui è un distruttore che distrugge il Dio che cresce e che intuisce. Costui è colui che trasferisce quella distruzione alla propria specie. E anche qua mi sembra che non ci siano altri commenti da fare. Essere un Dio significa una cosa precisa. Non l'abbiamo detto già da marca di tempo, no, Francesco? E spero che, mi sa che dovremmo ripeterlo molte volte per far capire alle persone quella è la differenza sostanziale fra il concetto di un Dio nel paganesimo e nel monoteismo. Cioè, al di là del termine stesso, cioè, il valore, il significato e il contenuto è radicalmente diverso. Esatto, infatti a termini uguali indichiamo significati diversi e questa è parte della nostra grande guerra, tutto sommato. Passiamo all'ultimo frammento di oggi ed è il 20, il frammento numero 20, e dice questo: senza intuibile non esiste intuizione e senza intuizione non esiste intuibile. Perché la coscienza di sé si può espandere nell'infinito? Perché esiste un infinito in cui espandersi. Perché l'essere si può espandere? Perché esiste la volontà di espansione del soggetto. L'intuizione è elemento della volontà di espansione del soggetto, che si può esprimere proprio perché esiste un intuibile del quale il soggetto si può nutrire espandendosi.
L'individuo non è creato immagine e somiglianza di un dio pazzo, ma è divenuto scelta dopo scelta rispondendo alle sollecitazioni del dio che cresce dentro di lui. Esiste una relazione dialettica che determina il divenire dell'individuo, soggettività-oggettività, la relazione che è ente divino di trasformazioni, di due entità divine date dal soggetto che si espande nell'oggettività. È importante stabilire questa relazione, perché questo è l'antagonismo a chi nega l'intuibile, in quanto questo sarebbe un dono del padrone. Ma se l'intuibile costruisce l'individuo in quanto intuito dal soggetto, ne alimenta le trasformazioni, allora viene negata la donazione del Dio padrone, che dovrebbe, secondo i cristiani, donare l'intuizione a chi supplica di soddisfare il bisogno del suo intuibile. Cioè gli schiavi chiedono di essere soddisfatti del loro padrone. Cioè il padrone gli dà il dono. Il padrone gli dà il dono. Non loro conquistano il diritto a, loro costruiscono se stessi. Ma il loro creano uno scambio. Esatto. Creano uno scambio. Io do un qualcosa a te, tu dai un qualcosa a me. Cioè nel senso, un rapporto reciproco in cui appunto l'uomo ha il diritto e la possibilità di dettare delle condizioni, non di sottomettersi. Certo, ha il diritto di avere delle relazioni. Il termine relazione dialettica che sto dicendo adesso, qualcuno dice, ma come è hegeliano? No, attenzione, tutta la relazione dialettica di Hegel stava già in Proclo. Cioè in Proclo, nei neoplatonici, troviamo tutto il discorso della relazione dialettica fatta da Hegel. Cioè i semi li troviamo in Proclo. Per cui non è che semplicemente pesco da Hegel che parla di dialettica, o da Marx e dopo la traduce in termini diversi. Proclo già parlava di relazione dialettica, che è la stessa praticamente di cui parlava Hegel. Tanto per dirvi a che livello erano i neoplatonici, che dopo dobbiamo spaccare il culo ai neoplatonici, perché avevano il Dio come sommo bene, il concetto di padre lo stavano piegando a quei cristiani, vi ricordate? Io già vi ho letto l'altra volta, no? Il discorso sulla sconfitta dei neoplatonici a proposito del concetto di non lo trovo più. Ma lo trovo, sì. Il concetto di creazionismo, della creazione ex nihilo, venne introdotto da Ierocle, l'ultimo neoplatonico nel V secolo, uno degli ultimi comunque neoplatonici del V secolo, poco prima che la scuola neoplatonica fosse chiusa nel 529 da Giustiniano. Per cui lui ha accettato, Ierocle aveva accettato la creazione ex nihilo proprio come ultima strada, nonostante è stato distrutto. Era una decadenza, è sempre stato così. Chi pensa di assecondare il cristianesimo alle sue esigenze, alla fine ne sarà sempre divorato. Perché il cristianesimo chiede sempre di divorare le persone, gli intelletti, e di divorare qualsiasi cultura, e non può mettere nessuna differenza. È assurdo chi si dice, ma in fondo io a questa cosa del cristianesimo non credo e mi dichiaro cristiano. Questo significa chiaramente predisporsi ad essere massacrati, a essere uccisi, significa essere utilizzati come degli ultimi strumenti di burattini, e alla fine verranno tagliati i fili. Però la scuola sostanziale è sempre rinunciare totalmente al cristianesimo e percorrere una propria via di realizzazione, che non deve essere legata a degli schemi, delle parole o dei concetti o a un Dio o un qualcosa, ma deve essere sempre legata a se stessi e alla propria realtà, alla propria dimensione. Mia figlia mi ha parlato dell'episodio dei Marrani, no? Cioè, i Marrani e altri. Qui in Spagna i Marrani e un'altra cosa, non mi ricordo più il termine, altri. Erano praticamente i Marrani, erano degli ebrei convertiti al cristianesimo. Sì. Bene, vennero massacrati questi ebrei convertiti al cristianesimo perché, non so se Carlo V o Federico II, Ferdinando II, adesso non mi ricordo esattamente quali due, si sospettava che sì, ufficialmente si erano convertiti, ma sotto sotto, dentro il loro cuore, sicuramente avevano un'altra fede. E allora furono massacrati dai cristiani, non perché facessero delle cose, dei riti o delle proposte diverse, ma perché i cristiani sospettavano, cioè, pensate, i cristiani sapevano che la loro fede faceva talmente schifo, che era impossibile sottometterci, che gli sembrava impossibile che gli ebrei si fossero convertiti, gli ebrei ma anche gli altri, perché c'è anche un termine di musulmani che riconvertiti al cristianesimo. Sì, i mori. Sì, no,
c'è un termine, adesso non me lo ricordo più esattamente qua, ma non è importante, non è importante. C'erano talmente convinti che la loro fede facesse schifo, fosse una roba da fogna, che gli sembrava impossibile che stati si fossero riconvertiti alla loro fede e li hanno massacrati perché... Ma questo non è solo un problema del passato, è un problema ancora presente. Difatti, ancora adesso, i cattolici ultratradizionalisti in Spagna non riconoscono alcune minoranze etniche perché sostengono che utilizzano come forma di manifestazione una forma che è ebraica. Addirittura io ho visto su delle riviste cattoliche che contestavano che alcuni gruppi e comunità potessero essere cristiane perché utilizzavano alcune posizioni di preghiera che sono degli ebrei. E questo problema sussiste ancora adesso. Basta pensare al caso dei Falashà, degli cosiddetti ebrei etiopi deportati in Israele. Sono arrivati in Israele e gli rabbini non li ritengono sufficientemente ebrei e di conseguenza bisognosi di una nuova conversione, di una nuova purificazione. E di conseguenza, siccome questi dicono no, noi siamo ebrei, e loro dicono no, noi che siamo i rabbini diciamo che non siete ebrei perché siete staccati su qualcosa, vengono emarginati. Infatti sono delle altre manifestazioni di Falashà etiopi deportati in Israele che si rifiutano di sottomettersi a queste nuove condizioni a cui vengono loro imposte. Cioè, il monoteismo non cambia. Cioè, nel senso che il monoteismo, come ha sterminato chi si è convertito agli ebrei, ai cristiani sono stati sterminati, avendo la possibilità e la condizione lo rifarebbe anche adesso. Sì, sì, ma infatti no. Cioè, tutto il dettato cristiano non è mai stato messo in discussione. Ricordate che Wojtyla gioca moltissimo al chiedere perdono, al chiedere scusa, ma non a cacciare dalla Chiesa Cattolica quelli che sono i comportamenti, perché per quei comportamenti sono in realtà dei comportamenti cristiani, sono legittimi e servono proprio come precedente a eventuali comportamenti futuri. Ma no, ma guarda futuri. Che Ratzinger ha detto, parlando della stregoneria, non ha chiesto scusa, ha detto che la Chiesa ha sbagliato a fare i martiri perché gli unici martiri sono i cristiani. Penso. Cioè, che di conseguenza, capito? Cioè, sì. Non hai detto no, abbiamo sbagliato. No, dovevamo essere noi i martiri, non dovevamo creare altri martiri che non fossero cristiani. Tenendo conto che poi anche di questo delle scuse, abbiamo sempre detto, loro dicono non accusano se stessi di essere stati gli agenti, i promotori, i sostenitori o chi ha contribuito, ma si accusano loro di aver lasciato fare gli altri. Poi chi fossero questi gli altri non si sa mai chi fossero, o chi li spingesse, o quali idee avessero in testa, o quali fede avessero, o con quali principi compiessero questo, insomma. Di conseguenza la loro tecnica è sempre questa, cioè quella della mistificazione e della menzogna. L'attore del monoteismo si affermerà sempre con la menzogna e la mistificazione. Sì, e con la violenza sui bambini. Perché ricordatevi sempre, il problema della magia nera, il condizionamento educazionale, può avvenire soltanto ed esclusivamente su chi non si può difendere. Per riuscire a costringere le persone ad accettare la miseria morale proposta al cristianesimo sono necessarie, primo, condizioni di miseria materiale, morale e culturale. Vanno benissimo i bambini perché i bambini sono scoperti davanti a qualsiasi sollecitazione che gli viene dal mondo esterno. Cioè non hanno ancora alzato le difese, non sono smaliziati. Sì, non sono prevenuti. Non sono prevenuti. L'innocenza, essere innocenti come i bambini, significa essere pronti ad essere truffati e messi in ginocchio come pronto a essere messo in ginocchio un bambino. Si può raccontare qualsiasi cosa. Questo è. Cioè l'innocenza del bambino... Non è che il bambino ha delle strutture a priori per cui è veramente tranquillo nelle sue cose ed è puro nelle sue manifestazioni. L'innocenza del bambino è che il bambino non ha ancora accumulato una quantità tale di esperienze per poter discriminare l'inganno dal non inganno, la truffa dalla non truffa, e non ha ancora la coscienza, o meglio viene evitato di avere la coscienza, che lui sta crescendo. Guardate che la consapevolezza di essere in una fase di crescita è la cosa più difficile da trasmettere a un bambino. Cioè, adesso sei così, ma domani sei meglio. Adesso sai usare pochi oggetti, ma domani ne saprai usare di più. Tanto più usi gli oggetti, tanto più aumenterà la tua... E questo è il concetto più difficile da trasmettere a un bambino, proprio perché gli adulti dicono io so, io sono, io faccio, non io sto facendo, io provo a fare. L'adulto è sempre d'immagine e somiglianza di un dio pazzo, insomma, almeno qui nei nostri paesi, chiaro che non è sempre sì, così. Beh, soprattutto se sono cattolici. Sì, appunto.
cioè si sentono quasi ispirati, c'è questa identificazione col Dio padrone ad ogni livello della vita, insomma, ogni livello di manifestazione individuale. Sì, purtroppo il Dio dei cristiani è pericoloso perché non rimane soltanto sugli altari, sui crocifissi, ma perché entra nella testa della gente. Esatto. E condiziona dei comportamenti, cioè nel senso che la cosa peggiore è quella del discorso assoluto, cioè nel senso che io ho la ragione è mia e di conseguenza io posso compiere qualsiasi cosa. Cioè questo è il modello più pericoloso che offre il cristianesimo, cioè proprio la volontà di dire io affermo in maniera assoluta qualsiasi cosa, anche la più sbagliata, perché non ho la capacità di manifestare le mie ragioni, ma perché un Dio mi dà le ragioni, di conseguenza come c'è una gerarchia, come il Dio dà l'autorità, benissimo, io ho l'autorità. E questo è un concetto molto pericoloso, per questo anche le immagini stesse, sempre del discorso del gregge, è pericolosa, l'immagine stessa di un Dio che è sempre dominante, che può qualsiasi cosa, che può fare qualsiasi cosa, che non deve giustificare niente, non deve provare niente e non deve convincere niente, perché il Dio dei cristiani ha soltanto dei comandamenti, ha soltanto degli ordini a cui i sottoposti non possono né reagire né dire io non sono d'accordo. Non solo. Francesco, ma ancora peggio. Se vengono costretti a pensare il prete e il vescovo come delle persone che manifestano, cioè che sono ciò che manifestano. E abbiamo qui il caso, e ve l'ho già detto già l'altra volta, in Ruanda, il vescovo arrestato per genocidio, no? L'altro giorno è successo, un altro prelato della Chiesa Cattolica è stato arrestato dalla giustizia ruandese che cerca di accertare le responsabilità del genocidio dei Tutsi nel 1994. Ne morirono più di 800.000 macellati ad opera di estremisti Uto Interahamwe. Si tratta di Augustin Misago, vescovo della diocesi di Gigongoro, nel Ruanda sudoccidentale, dove nella sola chiesa di Kibeho, in chiesa, vennero uccisi 20.000 Tutsi, che lì avevano cercato riparo dalla furia dei nemici. Ma il vescovo, direttamente, tra l'altro, è accusato da testimoni oculari di aver fatto sparire, col pretesto di aiutarle a mettersi in salvo, 30 ragazze Tutsi. Chissà su che mercato degli schiavi sono state vendute, no? Alunne di una scuola vicina. Misago non è il primo religioso cattolico imputato di simili reati. Due sacerdoti, Edouard Nturiye e Jean-François, questo End mi sa che l'hanno ripreso in un articolo inglese, Jean-François Casiranga, già processati e condannati a morte, sono in attesa dell'esecuzione. E ricordo che, ti ricordi quell'articolo che c'erano 30-40 preti? 32 sacerdoti che erano in Italia, che avevano partecipato attivamente, non come spettatori, ma come agenti, proprio come gente che compie, indagati, che sono fuggiti da Ruanda e sicuramente sono in Italia, stando anche appunto all'unico quotidiano che ne ha riportato questa notizia del Corriere della Sera, e io vorrei sapere anche queste 32 persone con che soldi vengono mantenuti. Chi gli dà i soldi per mantenere queste persone, per farle sfuggire anche alla giustizia? E io non vorrei che qualcuno che firmi per 8 per 1000 firmasse anche per finanziarle da mangiare a queste persone. E quello che io dico, perché punto molto l'accento su queste cose? Perché la Chiesa Cattolica e le Chiese Cristiane usano quella che è la loro propaganda per nascondere le stragi e gli omicidi che in realtà fanno, a cui in realtà partecipano, sia in maniera diretta, sia in maniera indiretta, sia coprendo delle responsabilità, sia agendo di conseguenza. E il problema non è che loro fanno questo perché il singolo prete ha sbagliato, no, ma perché ad immagine e somiglianza del macellaio di Sodoma e Gomorra si ritengono padroni degli esseri umani, si ritengono in diritto di sterminare gli esseri umani. Si ritengono al di sopra di ogni legge, al di sopra di ogni giustizia, al di sopra di ogni stato civile. Questo è il senso. E questo non è solo per la Chiesa Cattolica, è per tutti quanti i cristiani. Comprendere anche musulmani, noi parliamo di una realtà cristiana, non è solo il problema della Chiesa Cattolica,
è anche un problema di tutte quante le cosiddette chiese protestanti, cioè il loro comportamento è sempre dettato da un riferimento ben chiaro alla Bibbia e ai testi biblici, e il loro comportamento è sempre dettato dalla fede e dal credere nel loro Dio pazzo. L'articolo che vi ho letto è stato tratto dall'Espresso del 6 maggio 1999. In pratica, se andate in edicola, comprate l'Espresso in questo momento, vi trovate questo trafiletto fra le notizie internazionali. Tanto per andare chiaro. Io non vi ho mai parlato, vero, della guerra in Albania, della guerra... ho mai parlato e non me ne frega niente. Cioè, nel senso che non è che non me ne freghi niente, mi frega. Però è giusto che ogni persona abbia la sua posizione. Però... quando carichi d'armi vengono coperti e viaggiano sotto l'egida della Caritas, allora il discorso è diverso. Cioè, allora c'è qualcos'altro che non quadra. Don Luciano dice: quel carico era nostro, ma aspettavamo solo cibo. Sì, ma sai che, sigla giravano quei camion? Caritas? No. Fondazione Madre Teresa di Calcutta, inesistente, che non esiste, però avevano utilizzato Fondazione Madre Teresa di Calcutta. E basta pensare che Madre Teresa di Calcutta era albanese, sì. E basta pensare di tutta l'attività che aveva fatto in Albania. Beh, adesso hanno praticamente in mano mezzo sistema sociale. Si è andato anche Andreotti ad inaugurare i centri della Teresa di Calcutta. Cioè, la miseria viene finanziata. Sì, sì, ma infatti viene sostenuta, anche perché torna sempre utile. Dice la carità: siamo stati ingannati. Io dico di no, non siete stati ingannati. Siete stati dei beceri assassini, voi eravate complici di questo. Ma noi non lo sapevamo, ci hanno fregato. No, voi avete permesso, se foste in buona fede, voi avete permesso che vi fregassero. Perché a voi faceva comodo questo. Per cui siete triplamente responsabili. Responsabili per quello che fate, responsabili per quello che avete coperto, responsabili per quella occasione che avete dato degli assassini, sempre che siate in buona fede. Io non ci credo, per un cristiano in buona fede non esiste, minimo un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, pertanto minimo per legge è un assassino, minimo è responsabile di genocidio, minimo. Questo la legge, mica l'ho fatto io, cioè le leggi italiane non l'ho fatto io, sia chiaro questo. Sì, ma basta pensare che io ho letto, ho sentito in una rassegna stampa parlare un prete che era in Macedonia e diceva: fa noi, sì, distribuiamo gli aiuti in base alla percentuale religiosa, perciò la fetta più grossa la diamo ai cattolici, la fettina più piccola la diamo agli ortodossi e la fettina ancora più piccola la diamo ai musulmani. Cioè, di conseguenza, capito, se c'è una persona che sfora la quota religiosa deve star fuori. Ma c'è un libro di Pazzaglia, no? Storia della povertà, che è della comunità di Egidio Pazzaglia, no? Un prete, e quale fra altre cose, cioè, naturalmente lui scappa via, però anche lui è costretto ad ammettere che quando, per esempio, durante l'impero romano, quell'interregno che c'è stato sia fra cristiani che pagani, i vescovi avevano il diritto di distribuire le vettovaglie ai poveri, cioè. Durante l'impero romano non veniva mai lasciata la gente morire di fame, si distribuiva olio, vino, pane, giochi e qualcosa altro gratuitamente, in modo che ci fosse un minimo di benessere per tutti, cioè il minimo di sussistenza per tutti. Bene, quando arrivò il cristianesimo, i vescovi, a un certo punto, dopo le persecuzioni, dopo tutto quello che volete, gli venne date quali anche a loro... Quali persecuzioni? Sì, va bene. No, siccome ai cristiani gli piace moltissimo, no? Allora buttiamola anche questa, no? Se non sono mai perseguitati i cristiani per essere cristiani, però, sono stati perseguitati per essere dei criminali, degli evasori fiscali. Quando sono stati riconosciuti, dopo il 330... anche il vescovo è stato dato la possibilità di distribuire in alcune città, o forse in molte, i sussidi ai poveri. Però li distribuivano soltanto ai cattolici e facevano morire di fame i pagani. E ci sono state delle vere e proprie rivolte in alcune città, proprio per attività di affamatori dei vescovi. Per cui, fin da allora, vedi che i comportamenti non sono diversi. Quello che si faceva nel 400 viene fatto anche adesso in altre parti del mondo. Beh, basta pensare che un'accusa che fecero subito all'imperatore Giuliano quando salì al potere, l'imperatore Giuliano, avendo un concetto dello Stato, disse: fa, non è giusto che i vescovi viaggino per l'impero gratuitamente col servizio postale dell'impero. Di conseguenza è giusto che paghino come gli altri. I cristiani si ribellarono perché
perché appunto i vescovi dovevano girare gratuitamente sfruttando l'impero romano. Il servizio postale. Sì. Il servizio postale che fu messo a disposizione dei vescovi per il concilio di Nicea, quello fatto da, da Costantino. Costantino, che era pagano, ha inventato la, la Trinità sulle, sulle triadi romane, ad esempio delle triadi, prendendo l'esempio delle triadi romane, l'ha fatta accettare dai vescovi, non è mai stato cristiano cattolico ed è morto ariano quando il concilio di Nicea ha cacciato via gli ariani. Cioè, cioè veramente allora, mettersi le mani nei capelli. Naturalmente sai com'è la provvidenza. E cosa non si fa per conquistare il paradiso per un cristiano? Beh, sai, vabbè, insomma, dai, siamo perduti quanto. Raccontaci qualcosa di Lecco, va? Allora, ecco, dunque, beh, ricordo che se qualche ascoltatore vuole intervenire, il numero telefonico che è 049 700 700. Allora, passiamo... E 700 838. Che mi dimentico sempre questo numero. Allora, come sappiamo da un po' di anni, da diversi anni, ci sono vari gruppi pagani in Italia che cominciano a essere attivi e c'è il gruppo nostro, amici, dei nostri amici di Sacre Radici, che è un gruppo abbastanza ben affiatato,